Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, dopo essere finito agli arresti domiciliari, è stato sospeso dall'incarico dal prefetto di Reggio Calabria. La notifica è giunta in comune. A dirlo è stato il vice sindaco di Riace, Giuseppe Gervasi, che assume quindi le funzioni di Lucano. Sarò io, ha spiegato, già domani mattina, in vista di un consiglio comunale che era già stato convocato con carattere urgente nei giorni scorsi, a svolgere le funzioni di sostituto del sindaco. La seduta, tra l'altro, non può essere rimandata perché, su richiesta urgente da parte del Ministero, ci sono da integrare alcuni documenti in merito alla nostra precedente richiesta di dissesto finanziario. È in programma per giovedì mattina, davanti alla GIP di Locri, l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Riace, Domenico Lucano, posto martedì mattina agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Per Lucano sarà l'occasione per rispondere alle accuse mosse dalla Procura di Locri che ne ha richiesto l'arresto. Apprezzo tutti coloro che manifestano dispiacere per questa vicenda, ma bisogna assolutamente scindere la persona Lucano dall'idea che lui ha posto in essere a Riace, perché sull'idea si può dibattere, si può discutere. C'è chi dice che l'accoglienza non va bene, c'è chi dice che è l'unica strada possibile. Il problema è la realizzazione di quell'idea e non possiamo consentire, come Stato italiano, come istituzione della Repubblica, che qualcuno persegua un'idea passando bellamente sopra i principi e sopra le norme, altrimenti consentiremmo a chiunque di predicare quelli che sono i propri convincimenti, infischiandosene delle leggi. Tutto qui. Lo ha detto il procuratore capo di Locri, Luigi D'Alessio, in merito all'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano, che ha suscitato aspre polemiche. CGIL, ARCI, articolo 21, potere al popolo, PRC, Link, Unical, Libera sono al fianco di Mimmo Lucano e della sua Riace, una comunità che è ormai simbolo in tutto il mondo di accoglienza e di straordinaria dedizione nei confronti degli ultimi. Lo si legge in un comunicato. Sindacati, partiti e associazioni firmatarie della nota saranno sabato 6 ottobre alle ore 15 a Riace a sostegno del sindaco arrestato ieri. Il modello Riace e la sua utopia della normalità testimoniano, affermano nel documento, che l'integrazione non è un miraggio e che l'accoglienza di emergenza può essere trasformata in programmi di inclusione durevoli, rivitalizzando l'economia di una comunità minacciata dallo spopolamento. L'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, riunita in seduta straordinaria, ha eletto fra i propri componenti 5 membri effettivi, il vicepresidente componente di diritto, e i 10 membri supplenti della sezione disciplinare del CSM, ai sensi dell'articolo 4,4 della legge istitutiva del Consiglio. All'esito della votazione, il plenum del CSM, a larghissima maggioranza con 22 voti su 26 votanti, ha eletto il professore calabrese Fulvio Gigliotti, ordinario di diritto privato nell'Università Magna Grecia di Catanzaro, quale componente laico titolare della sezione disciplinare preposta ai procedimenti disciplinari contro i magistrati ordinari promossi dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione o dal Ministro della Giustizia. Tonino Russo è il nuovo segretario generale della CISL Calabria e quanto emerso dal Consiglio generale del sindacato calabrese svolto a Lamezia Terme alla presenza del segretario nazionale della CISL Anna Maria Furlan e del segretario aggiunto Luigi Sbarra. Russo, che finora ha svolto l'incarico di segretario provinciale della CISL di Cosenza, subentra alla guida della CISL regionale a Paolo Tramonti, che nei giorni scorsi si è dimesso essendo stato designato a un incarico nazionale quale vicepresidente del Fondo Artigianato. Oggi, ha commentato Furlan, è una giornata importante per la CISL calabrese e per tutta la CISL nazionale perché rinnoviamo il gruppo dirigente regionale secondo i criteri della continuità nella linea dell'organizzazione e della capacità di rinnovamento. Scuole ancora chiuse giovedì 4 a Catanzaro. Il sindaco Sergio Abramo, infatti, alla luce di una nuova allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per tutta la giornata di giovedì,
indicando un livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio, ha disposto l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado della città. Abramo, è scritto in una nota, ha adottato il provvedimento che si rende necessario in via precauzionale per tutelare la salute e l'incolumità personale, evitando potenziali rischi e pericoli derivanti dalla condizione di avversità meteorologica preannunciate dalla Protezione Civile regionale. Dopo la fusione tra Corigliano e Rossano diventa ancora più importante il territorio della nuova città, fulcro di fiorenti attività agricole. Di agricoltura, agroalimentare, bioeconomia ed efficienza energetica si è discusso nel castello di Corigliano, dove la BCC Mediocrati ha ospitato gli imprenditori del territorio per illustrare come il credito cooperativo può supportare le imprese. Un territorio interessante perché su questo territorio vivono le migliori imprese agricole, agroalimentari, e quindi vogliamo portare la nostra presenza dando disponibilità ad interloquire con questi imprenditori per cercare di aiutarli, perché insieme possiamo far crescere questa provincia di Cosenza e questa Calabria, perché no? È un comparto che il credito cooperativo ha da sempre presidiato, voglio dire, la vocazione naturale che è stata quella di essere delle casse rurali e artigiane, per cui nati in territorio a forte vocazione agricola, ha fatto sì che anche nell'evoluzione, nella trasformazione a banca di credito cooperativo mantenessero quella che era la loro caratteristica principale. Presidiare il territorio, sostenere il mondo agricolo, proprio perché è ritenuto il vero volano dell'economia, in particolare su alcuni territori. E questo, dove ci troviamo oggi a Corigliano, sicuramente è uno dei territori più importanti per la Calabria e che può sviluppare ulteriormente le sue potenzialità anche in ambito internazionale. Quello che abbiamo rappresentato oggi è stato sicuramente una serie di prodotti attraverso i quali riusciamo ad affiancare la clientela del credito cooperativo proprio per il sostegno, lo sviluppo dei mercati internazionali. E non solo, attraverso piattaforme online tipo Ventis poter accedere ad un mercato virtuale e abbracciare perciò una platea di consumatori ben più ampia rispetto a quella che solitamente un'azienda che ha una vocazione limitata al territorio in cui opera potrebbe non avere. Gli imprenditori agricoli hanno ben accolto le idee progettuali proposte dal credito cooperativo. Io penso che una banca tutta calabrese come BCC Mediocrati, da quello che sappiamo, ha grande voglia e interesse nel nostro settore. L'agricoltura oggi è un settore più che mai vitale per la ripresa dell'economia in generale, ma soprattutto per il rilancio della nostra regione e della nostra provincia. E guardare l'agricoltura con le premesse che abbiamo ascoltato questa sera a me sembra assolutamente positivo. Ci aspettiamo chiaramente che a fronte di progetti altrettanto virtuosi del mondo agricolo ci sia una celerità soprattutto di risposta e ci sia poi una disponibilità reale e concreta nell'accompagnare gli imprenditori e le imprese alla realizzazione dei progetti. Sono proseguite martedì in prima commissione affari istituzionali, affari generali e normative elettorali le audizioni in merito alla proposta di legge numero 244-10 recante disposizioni in materia di riordino territoriale delle circoscrizioni comunali, modifiche ed integrazione alla legge regionale 5 aprile del 1983 numero 13. Abbiamo avuto occasione di ascoltare l'autorevole contributo del professore Guerino D'Ignazio, ordinario di diritto pubblico comparato, il quale, ha detto il presidente della prima commissione Franco Sergio, ha sottolineato che se da un lato la spinta ad associarsi debba promanare dalle singole municipalità, dall'altra la regione spetta a indicare il quadro di riferimento, un piano di riordino territoriale per specificare gli ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi e delle funzioni, prevedendo anche la creazione di una struttura interdisciplinare di supporto che aiuti i comuni ad associarsi e che possa seguire il percorso con un'azione di accompagnamento anche per la redazione di uno studio di fattibilità. Oggi è proseguita la discussione su due proposte di legge ribadendo un percorso che prevedeva delle audizioni, ne abbiamo avuto importanti, prima fra tutte quella del professore D'Ignazio dell'Università della Calabria, che è un costituzionalista per cui ci ha dato un grosso contributo sulla proposta di riforma delle autonomie locali, anche degli ottimi suggerimenti per quanto riguarda
il supporto che la Regione deve dare, soprattutto anche nella predisposizione dei piani di fattibilità delle fusioni, perché spesso i comuni vanno in tilt al momento in cui devono predisporre appunto l'iter per preparare anche i cittadini alle fusioni, al di là del referendum che poi è consultivo e quindi decisivo per quanto riguarda il prosieguo. Abbiamo audito anche i rappresentanti, i segretari generali delle organizzazioni sindacali confederali, della CGIL e della CISL. Anche lì abbiamo avuto il conforto di una condivisione del percorso che sta assumendo questa proposta di legge. La quarta commissione del Consiglio regionale Assetto e Utilizzazione del Territorio e Protezione dell'Ambiente, presieduta dal consigliere Domenico Bevacqua, ha incardinato martedì l'esame di una proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale sull'autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico. La nostra regione, ha detto il presidente della commissione Bevacqua, è proprietaria di un immenso patrimonio immobiliare, in particolare pubblico, abbandonato in condizioni di degrado. A ciò corrisponde la presenza di molte famiglie che vivono con difficoltà l'accesso a un alloggio dignitoso, questione resa ancora più grave dall'acuirsi della crisi economica e sociale. Con questa proposta di legge, oltre a porre un freno alle occupazioni abusive, si dà corso ad interventi di autorecupero cui gli assegnatari, riuniti in cooperative o associazioni, contribuiscono direttamente ricevendo un alloggio in locazione per un periodo di tempo proporzionale rispetto all'entità del contributo erogato e scontando lo stesso contributo dal canone da corrispondere all'ente proprietario del bene. Un incidente stradale ha causato morte e due feriti sulla strada provinciale che collega Montalto Fugo al Tarico nel Cosentino. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate. La vittima è un uomo di 69 anni, Angelo Morelli. Sull'altra auto c'erano una donna e il suo bambino che era su un seggiolino. Sono entrambi feriti in maniera non grave e sono stati portati nell'ospedale di Cosenza. Sul posto operatori del 118 con l'eli soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il prossimo 14 novembre con Peppe Barra e Nando Paone in Don Chisciotte riparte la stagione di prosa 2018-2019 del Teatro Rendano di Cosenza. Le ultime stagioni, realizzate in piena collaborazione tra istituzione pubblica e partnership privata, hanno ottenuto il massimo dei risultati, registrando sold out quasi ad ogni spettacolo e larghi apprezzamenti da parte del pubblico. Noi abbiamo una produzione culturale che sta andando avanti molto bene a Cosenza. Cosenza è una città innovativa nel campo della produzione culturale, anche nel segmento artistico, per esempio con i box art, con i musei che abbiamo aperto. È uno sforzo che in questi anni abbiamo fatto, grazie anche a questa collaborazione con privati, e il Comune ha investito risorse del proprio bilancio per i servizi culturali, come lo ha fatto anche nel sociale. Riteniamo che questo sia imprescindibile, che una società possa andare avanti se c'è un interesse forte da parte del pubblico verso le attività culturali, che sono da volano per lo sviluppo socio-economico di un paese. Il nuovo cartellone della stagione di prosa 2018-2019 del Teatro Rendano prosegue dunque con il connubio vincente tra il settore cultura del Comune di Cosenza e l'associazione L'Altro Teatro, mettendo insieme i titoli più importanti del momento e riservando anche qualche gradita novità. A conclusione della stagione vera e propria, che termina l'11 aprile con il Gabbiano di Chekhov, in accordo con il Comune abbiamo voluto allungare la stagione e dare la possibilità a quattro nostri produttori cosentini di poter presentare i loro spettacoli, e quindi abbiamo questi quattro spettacoli che tra la metà di aprile e i primi di maggio si esibiranno al Teatro Rendano, e penso che sia una grande operazione di scoperta dei nostri talenti, e penso che sia un'idea che insieme al Comune porteremo avanti, se ce ne dà la possibilità, anche negli anni successivi. Momento affatto semplice per il Crotone. Che la Serie B fosse dura, gli squali lo ricordavano bene,
ma forse erano convinti o quantomeno speravano di avere un approccio differente per il ritorno in serie cadetta. I tre schiaffi beccati a Cittadella alla prima giornata hanno fatto immediatamente svegliare dalle facili illusioni. La B è dura per tutti. Il Crotone era riuscito a rialzarsi e bene alla seconda giornata dilagando sul Foggia e poi ancora vincendo a Livorno, ma poi è ricaduto ancora sugli stessi errori, finendo KO in casa col Verona da Pescara. Il Brescia è andato vicinissimo ad infliggere la terza sconfitta consecutiva, evitata all'ultimo respiro da Ante Budimir, che ha realizzato un calcio di rigore. Ma la rete dell'attaccante croato non ha evitato i fischi e le contestazioni dei tifosi, che hanno certificato la frattura con tecnico e squadra. La società di Vrenna, giustamente, ha fatto quadrato confermando decisamente l'allenatore lombardo, ma il futuro di Stroppa passa ora da Palermo, rossoblù in casa dei rosanero domenica sera alle ore 21. Il centrocampista Andrea Barberis crede fortemente nel rilancio degli squali. Sì, sì, la partita di venerdì secondo me c'è poco da criticare alla squadra, perché ha fatto un'ottima prestazione condizionata da un paio di episodi. Ovviamente l'essere rimasto in 10 dopo 10 minuti non ha aiutato, e comunque sia ha fatto una grandissima partita il Crotone e ha dimostrato di volere vincere anche in inferiorità numerica. A tratti non si vedeva nemmeno che fossimo in 10 uomini, quindi nulla da criticare alla squadra. È una soddisfazione, alla fine io è il quarto anno che sono qua, quindi sono legato a questi colori, a questa società, e spero di raggiungere il primo possibile, perché vorrà dire che sarò bene e niente, non vedo l'ora. Sì, ho giocato lì un anno in primavera e sono stato bene, è una città dove si vive bene, vivono di calcio e quindi si è molto sentito l'ambiente. Ma sì, lo sappiamo che Palermo è un avversario di valore, hanno mantenuto più o meno gli stessi effettivi dell'anno scorso, a parte poche cessioni, e vengono, come hai detto tu, da un esonero per l'allenatore, quindi avranno voglia di rimettersi in gioco e di far vedere i propri valori. Il lavoro di Auteri pagherà, il Catanzaro arriverà fino in fondo. Parole di Pasquale Lo Giudice, direttore sportivo del Catanzaro, intervenuto telefonicamente nel programma televisivo RTC Catanzaro Sport, condotto da Mario Mirabello su RTC. Dopo la amara sconfitta di Caserta, il dirigente ha voluto tranquillizzare i tanti tifosi all'ascolto durante il seguitissimo contenitore settimanale, prodotto ormai da decenni da RTC. È vero, abbiamo perso due volte in trasferta, ha detto Lo Giudice, ma la prestazione c'è stata sempre. Siamo stati molto sfortunati ed imprecisi sotto porta. Abbiamo avuto 7 palle gol, quindi non è, si tratta di... Noi ci stiamo arrivando bene, ci sono i portieri, ci sono, a volte vinci le partite con un tiro in porta, in questo momento non basta, quindi... Lo Giudice ha parlato anche di mercato. I tifosi hanno chiesto alla società una punta pesante ed importante per la categoria, capace di finalizzare il gioco per puntare direttamente alla vittoria del campionato. In estate abbiamo preso molti elementi brevilinei, in quanto nel gioco di Mister Auteri si adattano meglio uomini con queste caratteristiche, ha detto Lo Giudice. Intanto aspettiamo anche il recupero totale di Infantino, che è ormai prossimo. È chiaro che il discorso di Infantino è l'unico che per caratteristiche, diciamo, no, chiamiamolo ariete, è l'unico che abbiamo in rosa, che probabilmente all'allenatore potrebbe dare una soluzione in più rispetto a quello che ha. Bene. Però voi che conoscete l'allenatore e che state vedendo, chi è attento nel vedere gli allenamenti, l'allenatore predilige un certo tipo di attaccante. Ecco. E quindi questa continua ricerca per forza del centravanti, come si è sempre pensato negli anni a Catanzaro, sicuramente non è una priorità per la tipologia di gioco dell'allenatore. È chiaro che io, l'infantino della situazione, mi auguro più presto che stia bene, perché credo che anche in qualche partita ci può dare... Possa dare una grossa mano, possa dare una grossa mano alla squadra. La realtà è che per caratteristiche noi abbiamo preso quasi 5 attaccanti di movimento, sicuramente non è che l'abbiamo fatto volutamente, cioè non l'abbiamo fatto volutamente, è nato per caso, è nato perché servivano dei giocatori con determinate caratteristiche.
Daremo tutto per uscire da questa crisi di risultati e lo dimostreremo sul campo. Diego Conson, leader della difesa della Regina, ci ha messo la faccia dopo la pesante, bruciante, nonché umiliante sconfitta col Monopoli. Non credo sia questione di moduli se giochiamo a 3 o a 4 dietro, ha detto Conson. Dopo un buon primo tempo, ha affermato, nel secondo ci siamo letteralmente squagliati. Dobbiamo ripartire dagli errori e tentare di rialzarci subito, ha dichiarato l'ex centrale della Samba ai microfoni di RTC Sport. E noi in settimana ogni tanto ci lavoriamo con la difesa 3 e poi giustamente non sta a me dire se dobbiamo giocare a 3 o a 4. E siamo, come detto tu, su ISN siamo propensi ad attaccare perché il mister ci dice sempre di stare alti e andarla a prendere alti. Poi può capitare che magari ci facciamo saltare magari troppo facilmente, tipo viene in mente l'azione del primo gol dove l'esterno ha fatto il cross troppo, secondo me, troppo facilmente, senza pressione giusta. Però te l'ho detto, lavoreremo già da domani per, in vista di Catanzaro. Sì, noi andiamo con lo spirito che ci abbiamo messo, a prescindere dal risultato, comunque ci abbiamo messo oggi, domenica scorsa e domenica ancora prima. Dobbiamo affrontare tutte le partite nel migliore dei modi e cercare di, secondo me, con un pizzico di cattiveria in più già dai primi minuti, perché è capita spesso che subiamo i gol o all'inizio del primo tempo o all'inizio del secondo tempo. Quindi è una cosa che va... di certo non si compra al supermercato questa mentalità, quindi dobbiamo essere bravi noi più grandi, diciamo, a tenere alta la concentrazione già dal primo minuto di gioco.